Ragazzi, sono Mocio ed oggi sono a Brooklyn, a Williamsburg anzi, per raccontarvi una storia italiana. Si può dire una storia italiana, no? Perché siamo da Anthony & Son, Panini Shop, uno dei miei posti del cuore qui a New York. Quando vengo, lo dico sempre, mi sento a casa. Sabino l'avete visto con me a Milano, abbiamo ingrattato un po' insieme. E questo è suo padre Antonio, che adesso ci racconterà la storia di questo mito newyorkese, italiano, newyorkese. Bisogna mettere un po' le cose in chiaro, che prima abbiamo detto, questo spot serve panini italiani? Italo-americani, perché Sabino ha paura. Adesso vi racconto la storia di Panini Shop. Questo è Italians. Let's go. Siamo con Antonio, al quale chiedo subito, uno, il perché Panini Shop, e poi come sei arrivato qui ad aprire questo posto. La storia è un po' lunga. Ma niente, abbiamo tempo. È iniziato io ad aprire, la prima volta che ho aperto non era un panini shop. Era un negozio che vendevamo solo frutta e verdura. Questa è una zona che è sviluppata e cambiato molto negli ultimi 20 anni. La verdura andava male e abbiamo iniziato a fare la cucina. Meridionali, no? Ok. Abbiamo incominciato, mia suocera veniva, faceva la pasta fresca. Abbiamo iniziato, facciamo un petto di pollo, facciamo un po' di pasta fresca. È iniziata la cucina italiana. E poi sono incominciati a nascere i panini. Adesso siamo uno dei, penso abbastanza, dei panini shop più movimentati della zona. Shop. Senti, leggevo un po', come dicevi prima tu, no? Che qui la zona è cambiata tanto, anche per quel che riguarda gli italiani. Tu in che momento sei arrivato qui a Brooklyn? Sono arrivato nell'88. Nell'88. E leggevo che in quegli anni la situazione è un po' cambiata, nel senso che forse prima c'era una presenza più italiana. Più italiana, sì, vero? Sì, sì. Dopodiché parlavo prima anche con un signore che mi diceva che qui i prezzi poi delle case sono andati alle stelle, quindi tanti hanno anche venduto pensando prima di... era, no? Una zona malandata, esatto. Era una zona un poco non tanto piacevole. Io già ricordo, qui un coltello l'ho preso qui, dopo due mesi è arrivato da Nitra. 88 tu sei? L'88. Avevi? 23 anni. Giovane e stupido. Adesso è una delle zone più pregiate dell'America. Esatto. Williamsburg. La casa più economica in questa zona costa 2 milioni di dollari. Figurati. Ho letto che tanto sono artisti, attori, questa è una mondo zona, dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo. Sono tutti qua. Io penso che tutti i più famosi vivono in questa zona. È una zona calmissima. Sì. Si paga, però è una zona proprio al tap, tap, tap. C'è stata la richiesta di qualcosa del genere o vi siete proprio accorti che, come hai detto tu, no, passando dalla frutta alla verdura al cibo... È il cambiamento dei giovani che hanno cambiato sta zona. Quando sono arrivati qui, noi li chiamiamo i hippie. Sì. I hipster. Gli hipster, esatto. Allora hipster. Sono i giovani dello spettacolo, sì. I giovani... del Broadway show, sì. Quando sono arrivati questi ragazzi hanno incominciato a chiedere, tutti volevano il panino sulla pressa, il panino, facciamo il panino sulla pressa. Però i panini della pressa dell'Italia e quelli dell'America che facciamo noi, c'è un po' di differenza. No, infatti, poi mi incuriosisce appunto questo. Da noi, quando ho fatto vedere la prima volta questa tipologia di panini, no? Sai, con magari 3-4 tipi di salumi dentro, la cotoletta, i peperoni, i pomodori, così la gente impazzisce, ma quello non è cucina italiana, è cucina degli italiani che sono venuti qua, però che si sono qual è il termine giusto? Vi siete adattati o avete deciso di fare questo tipo di cucina perché le persone ve lo chiedevano? Cioè, come nasce un panino italiano, italo-americano anzi, tipo quello il vostro? Cioè, com'è questa storia? Se viene un cliente da me e mi dice voglio il petto di pollo, voglio il prosciutto, voglio il capicollo, voglio, certo, la mozzarella fresca. Per me mi sembra una cosa strana, però se me lo paga, perché è strano? Perché, perché pagare $5 quando ne può pagare 25? giustamente. Quello nasce poi, più grande è, più meglio è. È vero che ad esempio in Italia c'è questa cosa del dire ma quello non è buono, che schifo, bla bla bla. Però, e l'hai visto, tutte le persone che poi vengono qui dall'Italia assaggiano, si rendono conto
soprattutto anche della qualità poi, no? Di quello che insomma date da mangiare, cambiano idea alla velocità della luce. Quanti italiani passano secondo te in un anno? Adesso direttamente dall'Italia, dall'Italia che cioè, vengono qui in vacanza, anche quelli del posto, cioè siete un punto di ritrovo degli italiani? Quelli che viviamo qui, che vivono qui, io penso che siamo italiani, perché viviamo qui. Certo. Come mio figlio è italiano, però è italo-americano, è americano. Certo, certo. Chi viene dall'Italia, che viene qui a fare una visita, i complimenti sono ogni giorno. Proprio ieri c'è stata una coppia dei romani, sì. Hanno detto che è il panino più buono che hanno mangiato nella loro vita. È vero. Tra l'altro prima, questa scenetta di prima che proprio eravamo qua, si è fermato un ragazzo americano, non so, che penso viva qua in zona, e ci ha detto... Mia moglie ha appena partorito, la prima cosa che mi ha chiesto è un vostro panino di Anthony Zant. I posti italiani credo servissero anche a quello, a creare dei luoghi di ritrovo per gli italiani che vivono e vivevano qui. Siete un po' anche questa cosa secondo te per gli italiani del posto? Sì, da dove vengo io, dal paese che vengo io, è un piccolo paesino, si chiama Sanza. Sì. L'emigrazione qui era grandissima, proprio tantissima. Ancora oggi siamo, il minimo siamo più di 50 famiglie nella zona. Da lì? Tutti dello stesso paese. Però sì. Dello stesso paese, magari emigrati 50 anni fa, che adesso i figli ancora si sentono sanzesi. Certo. E c'è sto punto di ritrovo, ci abbiamo la nostra chiesa. Infatti l'ho vista prima. E festeggiamo la festa uguale che festeggiano al paese. È un ritrovo degli italiani, dei nostri paesani che vengono... Chi viene dal paese, chi viene da Milano, chi viene da Torino, chi viene dall'Australia, chi viene dal Brasile. Questo è un punto di riferimento per noi salernitani. E invece mi interessa questa cosa qui, appunto citavi Sanza il paese. Sanza il paese. Come si fa a mollare tutto a 20 anni da un paesino del genere e decidere... Cioè, perché sei capitato qui? Nel senso, come nasce questa cosa? Quando io sono venuto qui avevo degli amici. Che siamo cresciuti vicino di casa. Okay. E ci siamo trovati qui, io sono venuto in un giro, c'avevo un fratello qui, appena sposato da un anno, e sono venuto a Brooklyn, qui mi sono trovato con questi amici, ho conosciuto mia moglie, e qui è nata la storia che mi sono fermato qui. Torni a casa spesso? In Italia? Sì. Ma casa mia casa ormai è qui. Casa mia è qui. Dove vivo è qui. Sì. Torno spesso in Italia? Sì, torno spesso in Italia, almeno due volte all'anno. Per vivere, meglio l'Italia o meglio gli Stati Uniti? Mi dispiace, Stati Uniti. Stati Uniti. E per le vacanze? Preferisco anche l'Italia, però anche l'America è bella. Anche l'America è bella. Quando sei arrivato qui, quali sono state le difficoltà maggiori che hai avuto? Cioè, sei arrivato con nulla, praticamente. 150.000 lire. Figurati. Il mito del sogno americano esiste veramente? Sì, il sogno americano esiste. Se credi a qualcosa e sei bravo a qualcosa, ci riesci su tutto. Grazie anche a mia moglie, certo. Che mi trovo dove ci troviamo oggi. Oggi non sappiamo quello che è il valore, quello che abbiamo, però se si crede si fa qualcosa. Questa mentalità, no, super americana. Io dico sempre che qui ovviamente, ma come tutti i posti, no? Tutti i posti hanno i loro pro e i loro contro, eccetera, eccetera. Però quando vengo qui e ascolto le storie di gente che ha costruito qualcosa, che sia americano, che sia coreano, che sia italiano, che sia, tutti sono accomunati da questa cosa, dal crederci. Devi credere. Che vero, però è una cosa forse tanto americano. La gente un po', diciamo, li prende in giro gli americani perché li crede dei creduloni. Ecco, scusa il gioco di parole. Però, alla fine, questo crederci alla strega di tutto è quello che poi funziona veramente, no? Per costruire qualcosa. Quello che dicono qui all'inizio non si sa mai dove si può arrivare. Però se credi a qualcosa, non c'è un limite. L'America non c'è un limite. Noi, sei bravo sul tuo lavoro, su quello che fai, puoi fare $100, oggi, domani puoi fare 110. Paghi le tasse, puoi fare quello che vuoi. L'America è talmente grande, è talmente aperta, grazie all'America che ci troviamo, che posso parlare con te oggi. Sabino, l'abbiamo visto creare questa cosa del Growing Up Italian Podcast, no? Che è un thing, come si suol dire. Ma sti panini, lui, l'hai messo a farli oppure lui non si è mai interessato nel fare shop? Come funziona?
grazie a mio figlio, è stato bravissimo, è bravissimo anche sul costruire, sul creare. Però mio figlio crede sempre in oltre, in oltre, in oltre. Ma se deve andare oggi nella gara a fare il panino, lo fa bene. Lo fa bene? Lo fa bene. Ah, allora sai lo cosa fa meglio di me. Allora sai cosa ti dico? Che adesso lo mando a fare dei panini. All right. You want me to show you? You want me to prove it? Lo mando a farci dei panini. Make a good smash burger. You don't tell me? Burger. Allora, abbiamo mandato Sabino a farci dei panini, così assaggiamo qualcosa adesso. How are you? What's up, bro? Yeah, great, thank you, what's up? Come avete visto, cioè a me questa cosa fa impazzire veramente, ma non lo dico perché è qui Antonio. Passano tutti a salutarlo, ma non perché... Perché quando tu vieni qui, lui ti fa rimpiangere l'ospitalità di casa. Cioè, qui è un posto dove ti senti a casa. E infatti il rapporto che lui ha con tutti è quello, no? Come se passi a salutare un tuo caro, un tuo parente. Non dico una... Ci hai messo troppo poco. Per... Allora, vieni qua anche tu che mangiamo insieme, guarda. Allora, adesso io di qua ho Sabino e dico Antonio. Adesso vado un attimo a Sabino perché voglio chiedere... Va bene se ti parlo in italiano. Sì, capisce, certo. Ma... No, io parlo italiano. Parlo italiano, ma fa abbastanza, Fa finta di non saperlo. No, vabbè, dai. Quanto i panini italiani adesso... sono di moda, quanto sono importanti, quanto anche hanno contribuito al successo, secondo te, poi del format di Panini Shop? The people look for authentic stuff, so like right here, we have prosciutto, burrata, balsamic, arugula, and fig glaze. Ah, so okay. These are Italian products, maybe, forse mettiamo dopo il prodotto, ecco, ma è buono. Come dicevo prima, no? Da noi sai c'è quella roba, c'è troppa roba in questo panino. Sì. Da noi è abbastanza per due gente, no? Però qui è però uno io stile. E te no, per io noi te facciamo no. Uno però, senza problemi. Però questo è uno stile che adesso sta andando tanto. Sì, certo. Che tanti hanno copiato. Sì, quindi, no, certo, certo. Per me fa piacere che i gente copiano, perché dicono che sto facendo qualcosa giusto. Sono d'accordo con te. Secondo te quando è stato comunque il momento in cui vi siete accorti che questa roba stava diventando di moda adesso? Prima abbiamo avuto due posti. Sì. E quando abbiamo chiuso il secondo posto, sì. E siamo venuti tutti insieme a lavorare, sì. È cambiato tutto. Perché ho messo più idea sul social. Okay. E in quelli tempi non c'erano sai gente su influencer. E ho fatto un evento qua nel giardino con sì. 30 influencer di mangiare, like food influencer. E abbiamo andato a 5.000 follower a 14 a un giorno. Ah, in un giorno solo. And from there I realized, ok, yeah. I gotta focus on it. Gli influencer sono una cosa, però negli ultimi tempi, negli ultimi anni, mm-hmm. ovviamente dal Growing Up Italian Podcast in mm-hmm. poi, ha iniziato a essere super famoso nel mondo della musica. Io? Fa un cazzo battere. Io? No, io non faccio musica. No, fai musica però... Io solo ho amici che fanno musica. È vero, hai tanti amici che fanno musica e che hanno, non so, riconosciuto forse in te, in Panini Shop, un posto dove è figo venire. Sì. È così? Sì, sì. No? È sempre un vibe, no? Esatto, è un vibe, bravo, bravo. I think è qualcosa di Brooklyn, no? Di solito si dice, no, il vero riconosce il vero. Yeah. Secondo me un po' c'è quella cosa, nel senso che probabilmente anche chi ha tante volte nella scena rap, trap, yeah. Vero, si viene da quartieri, no? Quindi magari in Panini Shop in te hanno riconosciuto un po' qualcosa che li accomuna. E poi io credo che ci sia qualcosa in Brooklyn, in Williamsburg, in Panini Shop, che sia proprio... pertinente con tutto quel mondo, cioè qui lo vediamo, vabbè, a parte ovviamente il palazzo, yeah. I graffiti e tutto eccetera. I think I represent the block well, you know? Esatto, esatto. Some people, you know, when I do these things, people are like, oh my God, what are you doing now? Sì. But for me, I'm very proud that I come from here, sì. And it's everything to me, you know? Mi piace tanto perché ti senti, penso, tanto americano, ma ti senti tanto proprio di qui, di questo quartiere, di questo, no? Di questa famiglia, yeah, yeah. Di questa cosa. Yeah. E come ti è nata l'idea del Growing Up Italian? Era mia sorella, mio cugino. Ah! Io sono entrato 2 anni dopo, quando ho visto che c'era qualcosa. Oh, no? Michele che se ne sta andando. Yo, Michele, you want to come here a little bit? Abbiamo bisogno di te. Cambiamo, sì. Michela, la sorella di Sabino. Come è venuta l'idea del Growing Up Italian Podcast?
me and my cousins have a group chat. Yeah. And all day we send each other just funny videos, funny memes. So there was a point in time where we were just sending each other stuff from Instagram about being Italian American. Okay. You know, sometimes my cousins would be like, this is so true. And then sometimes my cousins would be like, we don't do that. That's not us. So then we were like, yo, what if we do an Instagram and we post stuff about our traditions and stuff that we know? Like, there's got to be other first generation Italian Americans that do the stuff that we do. So me and Rocco started it up and it just blew up. Yeah. It's crazy. Quando è partita? 2016. E poi è arrivato il podcast invece. And then 2 years later, okay, Sabino was like, yo, we gotta do a podcast. I said, you really think people want to listen to what we have to say? He's like, Italians talking about Italians. He said, yeah, Italians talking shit. That's what we do, right? Yeah. All day we sit out here with a coffee and a cigarette and we talk shit. So we brought it to the internet. Questa cosa ha aiutato secondo te lo shop? Cioè, io ti parlo della mia esperienza, no? Io sono partito da YouTube con un canale che parla di hamburger, di cultura americana, di cibo americano, e dopo sono arrivato ad aprire un fast food. E sei diventato famosissimo a Milano. Vabbè, diciamo che me la cavo. Voi avete fatto un percorso inverso, cioè il locale esisteva già e si è aggiunto il Growing Up Italian, diciamo. Ha portato al locale? C'è stato, l'avete visto il ritorno? Oh, for sure. I think they kind of like bounce off of each other, right? Mm. So it's funny, sometimes I'll go somewhere and people just look at me and they're like, where do I know you from? I was like, I don't know, where do you know me from? So I'll say, I don't know, the panini shop? They're like, no, that's not it. They're like, yo, I've seen you online growing up Italian. And then people come here to the shop and they look at me, they're like, you actually work here? Yeah. I'm like, yeah, this is where it all started. Nice. E invece tu, dal tuo punto di vista, che sai, così sento le due campane, vero? Che ritorno c'è stato sul negozio da questa comunicazione online? Tutto il social media è diventato famosissimo all'inizio del Covid. La gente non usciva di casa e hanno creato il modo di tenersi uniti su internet. Sì, sì, sì. E è diventato proprio il tap. E ad esempio, penso abbiate avuto un ritorno anche sugli ordini online. Tutto il mondo gli piace la comodità, il comodo si tutto, si ordina un caffè che si porta a casa. A noi ci pagano un caffè $6-7 per portarlo a casa. Perché no? È vero. Allora, parliamo dei panini adesso, perché abbiamo parlato un po' di tutto. E qua mi hanno portato dei panini un po'... You got the Anthony and daughter on there, that's my sandwich. Really? Yeah, this is me right here. Allora, parlami di questo. Quindi, Anthony and daughter... Prosciutto crudo, rucola, stracciatella, fig jam, no, mi hai detto prima, e aceto balsamico. You want to know where this stemmed from? Yeah. This right here is my favorite pizza in New York. Really? There's a brick oven pizzeria. Yeah. They make on a pizza, prosciutto, arugula, burrata, and fresh figs. Banging. It's like a summer sandwich. Got all the flavors. Wow. Mm. Sweet, salty, and it goes together. Fichi e prosciutto è una cosa che in Italia si fa di tutto, va grandissimo. Però metterlo in un panino, in effetti non l'avevo mai visto. Oh. Mamma mia, guarda qua. Forget it. The reason we had to use the fig jam is because during the winter, when you literally can't get figs here, there wouldn't be an alternative. That's why we didn't do fresh figs. Clamoroso. Facciamo vedere questo, è pazzesco. E questo? Questo è il mio preferito. Vado di là, scusa. No, dude. Ma questo come si può mangiare? Oh, si può mangiare. Non è della dieta. è tanta verdura, vedo. Questo è the grandmother, è la nonna. La nonna. Dimmi cosa c'è dentro. Prosciutto cotto, sobbersata piccante, cipolla, insalata, pomodoro e cherry pepper. Senti, ma queste ricette hanno... Quando si fuma tanta erba, quello che puoi mangiare, ci metti tutto dentro. No, perché? Ti prometto che è buonissimo. Mamma mia, che roba che è questo, ragazzo, incredibile. Pazzesco. L'erba a New York è legale. È legale, bravo! Oh. Mm. A parte dopo aver fumato, ma come vi vengono le idee per i panini? Questo è pazzesco. Tanto ovviamente io... E il cherry pepper te lo fa così. Mamma mia. Ma poi a me piace tantissimo l'aceto.
che c'è nel condimento dell'insalata, le cose, rende tutto, non so, più buono. Il peperoni con vinegar pepper, che gli danno un poco di, poi c'è maionese e aceto regolare, che lo completano. Però il più bello, il più famoso panino, buonissimo, di Anthony & Son, che ci ha messo sul mercato di oggi, è questo qua. Penso di sapere cos'è. Questo è FDNY, è il panino che ci ha fatto a noi famosi. Cosa c'è dentro? C'è pezzo di pollo, mozzarella fresca, con aglio e vodka sauce. È una specie, diciamo, di... Chicken parm. Chicken parm, esatto. Il chicken parm è il più famoso in America, non in Italia. È vero, in Italia non è per nulla famoso. Però questo, qua c'è vodka sauce, a differenza del chicken parm. Del chicken parm, che ha, diciamo, il suo... Questo normale. Grazie ai pompieri di New York. Infatti, questo è dedicato al... ai pompieri di New York. Loro mangiano tutto con vodka sauce. I ravioli, la pasta, i salsiccia, ci deve essere tutto con vodka sauce. Incredibile. E ti garantisco, sono buonissimi. Mamma mia. Parliamo un attimo di cucina. Per farsi i panini c'è bisogno del prodotto fresco. Se no, tutto è fresco. Cioè le cotolette, ad esempio, fatte tutti i giorni? Tutti i giorni. Come gestite? Quante persone ci sono che lavorano da voi? Oggi come oggi siamo in 37 persone a lavorare qui. Sulle tue parole, cioè, ti capisco assolutamente. Bam, ci credo. C'è un signore che al giorno mi fa solo il petto di pollo. Mamma mia. Un altro ragazzo viene e deve impanarlo. E poi lo mettiamo nei recipienti. Si parla di 200 pound di chicken cutlet a day. Sono circa 100 e passa chili. 100 e passa chili al giorno. Solo petto di pollo. E deve essere tutto fresco. E ho visto dentro, avete anche tutta una selezione di piatti da rosticceria, diciamo. Cioè, nel senso, la gente può venire e prendere, dove succede la pasta. Ad esempio, sì, oggi c'erano arancine, cose. Ci abbiamo tavola calda. Ci abbiamo una pasta, una verdura, il petto di pollo sulla griglia tutti i giorni, il petto di pollo alla milanese. Tu vieni, ti fai il piatto e prendi quello che vuoi. Il 60% è dentro, il 40% è online service. È tanto, ma penso che ci sia ancora, forse, uno spazio di crescita. Lo spazio di crescita c'è sempre. C'è un limite, se devi essere bravo sul lavoro, perché poi sei boom, sì, esatto, allora bassa la qualità e ci abbiamo un altro problema. Sono d'accordo con te, perché ho avuto lo stesso problema anch'io al fast food, il mio. Come sono adesso, per me va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Sì, ci sta, sono assolutamente d'accordo con te. Senti, sì, mi hanno raccontato anche che tu fai la mozzarella. Fortunatamente sì. Ma l'hai imparata a fare qui o l'avevi imparata a fare già quando eri piccolo? Veramente io l'ho imparata qui. Quando ero piccolo facevo formaggio, la ricotta. Mio padre era un pastore. Certo. Fare la mozzarella non l'avevo mai fatto, l'ho insegnata qui. E invece adesso vado un po' da Michela, perché io vengo da una famiglia in cui mio padre è quello che ha costruito un'azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Come ti sei integrata? Cioè, cosa hai portato, secondo te, tu a Panini Shop? Oltre all'idea del growing up, che comunque già quella basterebbe. Come sei arrivata tu a lavorare qui? Sentivi che era una cosa che volevi fare, perché volevi aiutare la famiglia, volevi rimanere nel business? Cioè, come l'hai vissuta questa cosa del Panini Shop? First off, I want to shout out my parents, because they gave me and my brother the foundation to kind of do what it is we wanted to do. That's one thing, like, when I really started working at the Panini Shop, you know, there was like some stuff that I wanted to change. I said, okay, this is how we do it. Why don't we try it like this? Okay. You know, and my dad could have been like, no, that's stupid, let's not do that. But he's like, yo, you want to try it? Let's do it. And 9 times out of 10, every idea that like I recommended, it ended up working out. Bene, sono contento, bravo. But tutto che bravo Antonio. My parents, non è scontata questa cosa. They, non è scontata. They never, like, they always encouraged us to try different things, and they never shut us down. And that really, like, in the beginning, it became something that we grew to love because it was us, you know, it was our ideas, our spin on things. And now, adesso lo chiedo a te, perché non lo chiedo di là, qual è il piano per Panini Shop? Cioè, questa è la dimensione,
o secondo te, prima dicevate che c'era un altro shop che poi avete chiuso, qual è secondo te invece il futuro, metti da qui a 5 anni, cosa diventa Panini Shop? Williamsburg, Brooklyn for us, yeah, will always be home base. Okay. But I think eventually opening a Panini shop outside of New York would be the next step for us, because it would be bringing Brooklyn, it would be bringing Italy, and it would be bringing our hometown, yeah, to the rest of the US. And I think that's the goal for us. Questa cosa, nella decisione magari di fare una cosa del genere, ti chiedo, di dov'è il pubblico del Growing Up Italian in giro per gli Stati Uniti? Cioè, dove avete la fan base più grossa al di fuori di New York? Probably New Jersey. Okay. I think that Rhode Island. Rhode Island. There's a lot of Italians. There's a lot of Italian. Rhode Island. Yeah, almost 20%. That's crazy. Yeah. Because when you think about Italians in America, you just say it's New York. It's New York. It. But there's a lot of Italians in, yeah, Rhode Island. There are like a lot of pizzeria and Italian restaurant and so on. And I read that there's like 20% of Italians over there. That's crazy. That's wild. I mean, like the people that, hey, you know, oh, in Italy, right? Yeah. They see you're in Rhode Island. I assume they're like, yo, what is Rhode Island? Yeah. People, yeah, don't, no, know what it is. Yeah. And that's why when an Italian who lives in Italy thinks of America, it's almost like there's nothing other than New York. Yeah, yeah. Le storie degli italo-americani sono tutte qua. Ecco, questa cosa però mi piace. Quindi dove pensi che potrebbe funzionare un Panini Shop fuori da New York? So, my personal, yeah, goal, like where I would like to do it, is, okay, Miami. I, oh, think, I think, and that's my excuse to move to Florida. Vengo a Milano. Ecco, allora, questo è un altro tema. We were talking about the US, right? Esatto, no, sugli Stati Uniti, sai che ti do ragione per un motivo. A parte che ci sono tanti italiani, tantissimi, lì hanno anche questa cultura, ad esempio, del panino cubano. Sì. Che è una cosa che si avvicina comunque tanto a questo stile di panino. Oh, c'è un bulldog inglese. That's our guy. Quello è Mike, è il mio. It's our dog. Hai un bulldog inglese? Ce ne ho tre. Anche io ho un bulldog inglese. Come here. Non lo so tanto. Miami, bella idea. Bella idea. Milano. Non c'è. Adesso, parlando seriamente, all'Italia non ci avete mai pensato? Fino a qualche settimana fa, no. No. Nelle ultime 2 settimane è uscito 2 o 3 volte. Perché non vieni in Italia? Perché non vieni in Italia? Per me che vivo il sogno americano, tornare in Italia è un passo indietro, sembra. Ci sta. It's like full circle. Yeah. Io non ti nascondo che secondo me ultimamente è uscita un po' questa moda di questo tipo di panini, non così, non so se hai visto qualcosa con mollico senza o altre. Mollico senza, ecco, esatto, antico vinaio. Non sono, secondo me, a questo livello, cioè sono delle cose un po' più caute, perché questo per un italiano potrebbe essere veramente pericoloso. Yeah. No, ecco. Non è pericoloso. No, ma no, io sono d'accordo con te. Milano è proprio il posto dove... If it were to go to Italy, sì. Se devi farlo, devi farlo. Allora in Milano. Sì. Dove ci sono... Anche perché non è che, sai, se bisogna vendere $25, €25, non è che puoi andare da qualche altra parte. No, a parte gli scherzi, però Milano è un posto dove veramente si può crescere. Le cose possono succedere. Ecco, io dico sempre, no, anche la nostra scelta per lì è stata data questa. Però mi piacerebbe proprio vedere un Panini Shop a Milano. Quindi... Devo pensarci bene. Ecco. Classico italiano che viene in vacanza a New York. Oltre a venire da Panini Shop, cosa deve assaggiare, secondo Michela? A classic New York slice of pizza. Ok, dove? Vediamo. Mandatory, in this neighborhood, you have to go to Joe's Pizza. Joe's Pizza. That is New York's pizza. È vero, sono d'accordo, perché lo dicevo prima, no? Quando devi impartire a conoscere qualcosa, si parte dalla base. Joe's Pizza è la base di tutto. E invece Antonio? Deve essere la tradizione americana, hamburger. Hamburger, giusto, giusto. E tu dove lo mangeresti un hamburger? In questa zona qui, in Williamsburg, Pira Luca, okay, è famosissimo sul Pira Burger. Okay. E c'è un diner che sono bravissimi sull'hamburger, sono dei greci. Oh. Una famiglia greca. Specializzata in hamburger, un diner. Un diner che fanno gli hamburger.
Are you thinking of the Jackson Hole? Jackson Hole. Ah, Jackson Hole, certo, certo. Sto. Ciao. Sto. Tutto bene, tu? Okay. Perfetto. Buonasera. Buonasera. Sono occupato. Stupendo, stupendo. Questo è il clima di... Cioè, qua se stai qua con i ragazzi è così. Tutti li saluto, i passano, come stai? Bellissimo. Raga, storia incredibile. Panini ancora di più. Passate da Panini Shop a salutare i ragazzi perché non ve ne pentirete, vi sembrerà di essere a casa. Vi saluto, grazie per essere stati con me in questo video. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui da New York City, from the East Coast to the West Coast. Mocho, mocho, gotta go. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie mille. Grazie. Bellissimo. Bellissimo.